a te, a tutti ciurma, e benvenuti alle giochine in questo nuovissimo episodio su The Sims. Vediamo ragazzi se riusciamo ad arrivare almeno a 20 like per questo episodio. E eccoci qua ritornati ragazzi. Un paio di voi mi hanno detto che se vado nella modalità costruisci posso inserire dei tratti. E effettivamente ragazzi io sono venuta qua nella modalità costruisci, però non sono riuscita a capire dove si trova questa cosa che mi avete suggerito. Per cui magari mi dite specificatamente dove devo andare per aggiungere appunto questa cosa che mi avete suggerito, perché appunto sembrerebbe una cosa davvero molto interessante. Ed eccoci qua tornati. Rodrigo è al lavoro attualmente, sì questo me lo ricordavo, ed è altamente a disagio ragazzi. Cioè i sim che stanno in condizioni veramente pessime e anche lei è tesa, per cui direi di rialzargli un pochettino i bisogni ragazzi, perché così non si può. Allora lei c'ha l'igiene che sta andando a farsi benedire, per cui direi di farle fare la doccia e dopodiché dobbiamo trovare il modo magari di farla mangiare. Ah mizzica, c'ha pure l'energia che sta per finire. Io non so manco se lei ha fatto i compiti effettivamente. Compiti a casa completato, ma meno male almeno. Ah, sta andando già a dormire. Vabbè, niente, c'ha l'energia che gli cade sotto i piedi. Direi di farla andare ragazzi e di aspettare impaziente il ritorno di Rodrigo, che poveraccio è molto a disagio. Madonna ragazzi, c'ha l'energia che va proprio. A Rodrigo è stata affidata l'esposizione in vetrina. Ora può fare vedere al proprio responsabile che stoffa è fatto. Sfortunatamente l'oggetto speciale di oggi sono i pannolini nati che pratiche. Ah! Rodrigo deve limitarsi a organizzarli in un cubo ordinato o provare una struttura più ispirata. Vuol dire, proviamo una struttura un po' più ispirata, magari al responsabile piace. Wow, le strutture di Rodrigo stanno decisamente attirando l'attenzione. Non era facile rappresentare le curve perfette di sedere, del sedere di un bambino. Ok, perfetto. Fa ben presto il tutto esaurito. Grande, bravissimo, amore, dov'è? Lui ora ovviamente si andrà a buttare direttamente a letto e la prima cosa che gli faremo fare domani ragazzi è una bella doccia. Vedete un attimo poi come ci organizziamo. Oggi è giovedì, è ancora un po' lunga la settimana, eh? Oh merda, perché Rodrigo si è svegliato? Che succede? Perché puzzi di piedi, lo so che puzzi di piedi, ma non ti rendi conto che cioè sei in condizioni pietose da tutti i punti di vista? Per cui ti direi prima di andare a pisciare e poi di farti una bella doccia. Madonna ragazzi, siamo in situazioni veramente disastrose. L'unica cosa verde che c'è è la socialità. Ma che è? Adesso ragazzi stanno cominciando a scambiare la notte per il giorno e viceversa. Cioè sono solo le due e oddio non penso che andrà in bagno se c'è Rodrigo. No! Ah, c'è andata lo stesso. Ah no, col cavolo c'è andata quello stesso. Va bene. Qua strapazzate con pancetta e porzione famiglia. Vai, fai qualcosa di buono e positivo. Anche se sono solo le 3 del mattino. Tornerà a casa già distrutta tipo al pomeriggio. Oddio ragazzi, che situazione di merda. Ah, perfetto, abbiamo pure raggiunto le due cucine. E mo' imbarazzata. Ma perché? Ah, ha visto Rodrigo nudo. E vabbè, dai, tanto vi dovrete sposare, non sarà di certo la prima volta, scusami. Ah, qualcuno di voi mi ha pure detto che se dovessi scrivere un libro, magari non subito, però potrei guadagnare qualcosa. Per cui proviamo a scrivere un libro per bambini, così totalmente a caso, magari riusciamo a fare qualcosa. Non so se si divertirà così, però fa niente. Non ha potuto finirsi fare la doccia perché è entrata a giocare in aria e l'ha cacciato via a calci in culo. Vediamo se riesce a combinare qualcosa oltre al lavoro di babysitter, che non c'è ancora mai andata se non sbaglio. Ok, perfetto, abbiamo acquisito pure abilità di scrittura. Dovrà andare al lavoro per la prima volta ragazzi fra 2 giorni. Giocherino non ha ancora mai lavorato un giorno in vita sua, mentre Rodrigo si sta spacca la schiena, poveraccio. Bacia Rodrigo per la prima volta. Oh mio Dio, so che volete farle ste cose, ma non le fate. Sì, divertente con Giocherino. Bacia Rodrigo, vedi, non si incontrano, non si guardano. Che relazione pessima. Minchia, devono andare già a scuola, dai. Introverso, poi sì che un sim non faccio un sociale per 24 ore. E vai. Bello obiettivo proprio. Dai, ci vediamo quando tornate a scuola. Vi voglio bene. Mua, mua. Rodrigo, minchia, già c'ha l'energia a zero. Ragazzi, direi di fargli fare un pisolino e poi di fargli fare i compiti, perché sennò si ritrova morto quando va al lavoro. E qualcuno di voi, ecco, mi ha pure detto di riporre il cibo in frigo prima che scada. Però purtroppo non ho fatto in tempo a metterlo in frigo. Sì, Giocherina pure, ragazzi, sta bene sonno. Vedete, perché giustamente se si svegliano alle 2 del mattino, poi arriva il pomeriggio che sono mezzi morti, è ovvio. Ok, poi gli dirò di fare i compiti e farò fare lo stesso a Giocherina. Ok, almeno andranno a lezione fra 3 giorni e lei deve andare al lavoro fra 2 giorni, quindi magari abbiamo tempo per farle recuperare un po' di energia. Il capo sta chiamando, ovviamente. Che cosa vorrà mai?
Rodrigo non si sta presentando al lavoro. Oh no, merda, devo già andare al lavoro, cavolo. Ma chi al lavoro? Oh no, porca vacca, ragazzi, non me ne sono accorta. Vabbè, niente, è andata, non gli posso fare niente. Rodrigo è diventato buon amico di Giocherina. Attenzione, a quanto pare la loro relazione è su un altro livello, finalmente. Ah, Rodrigo ha finito i compiti. Rilassati in una sauna, mi dispiace amico mio, ma non possiamo farlo, per cui ti direi di giocare una partita. Vai, va a divertirti un po', figlio mio. Ah, è diventato felice, improvvisamente, così. Che meraviglia. Lei... ragazzi, è flirtante, fermi tutti. Dai consigli sulle relazioni. Attenzione, attenzione, forse... è momento di fare qualcosa. Rodrigo è flirtante, non vedi che è flirtante lei? Giocherella, che vorrà dire giocherella? Ok, ci sta, ci sta. Dai che l'intesa si sta alzando. Attenzione. Chiedi un appuntamento. Chiedigli un appuntamento, dai. Minchia, l'occasione della vita questa. Minchia. Ah! Oh mio Dio, finalmente! 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 Siamo riusciti a combinare un appuntamento, ragazzi! Woohoo! Direi sì, dai, di andare al bar. Magari ballano insieme, una cosa tira l'altra. E riusciamo a farli finalmente! Mettere insieme! Speriamo, ragazzi, spero veramente con tutto il cuore che sia questa la volta buona. Siete insieme qua, siete insieme. Ok, ragazzi. Allora, forse è la volta buona che fra i due succede qualcosa. Cos'è sto simbolo che c'è in testa? Oh, che vuole? Chiedi a qualcuno di fare coppia fissa. Oh mio Dio, forse è il momento giusto. Dai. Oh, che fai col telefono? Dai, provaci. È questo che vuole. Oh, questo deve essere l'appuntamento della vita. Per cui, perché non te ne vai? Giochina, resta sveglia, ti prego. Resta sveglia. No, che c'è adesso? Eravate flirtanti fino un attimo fa. Vuoi baciare quest'uomo? Per favore? Rivela la cotta, diglielo. Stringi. Ma perché ti rifiuti? Perché? Vabbè, io direi di andare a casa, va. Tretta a terminare in anticipo l'appuntamento, perché questi qua non ce la fanno più. Dobbiamo tornare a casa. Ma perché? Questa relazione non può funzionare. Forza, a letto tutti e due. Solo che Rodrigo puzza di piedi. Come faccio? No, voglio farli stare tranquilli a casa. Vai a farti la doccia, vai. Che c'è adesso? Madonna! Cioè ogni 10 secondi hanno un problema. Guarda il cane comico, va, così ti diverti un po'. Guarda, è stanca già. Già sta, oddio ragazzi, non li sopporto più, ve lo giuro. Facciamogli rialzare un pochino il divertimento, perché sennò qua veramente stiamo nella cosiddetta merda. Il punto è che ovviamente se sono sempre così a disagio, eccetera, eccetera, è ovvio che poi la loro relazione non va. E io direi, ragazzi, di fare una follia, di comprargli uno strumento. Ok, guarda, te la metto qua, sei contento? Oh, così vediamo se inizi a fare quello per cui ti ho programmato. Bravissimo, vai. Ok, per un'ora, perfetto, fatto. Direi di fargli fare un pisolino, perché fra qualche ora dovrà andare a dormire, per cui direi di farlo dormire, perché non voglio farlo andare al lavoro sfinito. Ok, pure Giocherina deve andare al lavoro. Amizzica, non mi ricordavo. Giocherina, vai al lavoro, sveglia. Oh, guardala che carina, come si veste carina e fashion per andare a fare la babysitter. Vai, devo andare al lavoro. Devo andare al lavoro. Sì, sto arrivando, Dio, che questi mi licenziano. Sì, vai. Vai al lavoro, vai. Ok, livello 2 di chitarra, perfetto. Così dobbiamo continuare. Andiamo al mercatore delle pulci, certo. Ci andiamo tutti insieme. E vai. Vediamo un po' se riusciamo a risolvere questa situazione così imbarazzante. Ah, sono entrambi felici, ragazzi. Vediamo un po' se riusciamo a far avanzare un po' sta relazione. Complimento sincero, ok. Gli è piaciuto. Esprimi ammirazione. Scatta una foto insieme. Coraggio, ci si riavvicina così piano piano. Rivela un segreto recondito.
Certo, Seffi! Super segreto, se impara a conoscere, dai, dobbiamo andare così, più a fondo in questa relazione, se no non arriviamo mai da nessuna parte. Complimentati per l'aspetto, così pian pianino, dai. Oh, meno male, non gli ha dato fastidio, lei si sta innamorando, lo sappiamo che lei si sta innamorando. Dove va lui a fare che? Che fai qua? Ah, stavo andando a prendere da mangiare, va bene. Dov'è Giocherina? Ah, sta giocando, Rodrigo, vieni qui. Giocate insieme, forza. Tiro di allenamento insieme, dai, 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 dai. Facciamoli fare tante cose insieme, che cosa meravigliosa. Oh, oh, che teneri che sono, ragazzi. Conversazione profonda, vediamo che succede. Proprio sotto a dove tirano i palloni. Lo dovete fare, vero? Ok, racconta una storia incredibile. Dai, 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 dai. Rodrigo, ti sto a parlare. Perché mi butti la palla addosso? Lui non c'è stato alla storia incredibile. Non gli è piaciuta. Ah, gli è piaciuta. Giocherella, vediamo se c'è sta. C'è sta, c'è sta. C'è sta, c'è sta, c'è sta. Vediamo, dai, questa relazione deve arrivare a livelli pazzeschi. Proponi un piano folle, dai. Solo quando si sta insieme si fanno ste cose. Obdosh. Sì, sì, sì. Che vuoi tu? Chi ti ha chiesto niente? Non ho capito. Vabbè, ragazzi, allora, sì, ok, non abbiamo comprato niente, però dobbiamo tornare a casa, perché questi due fra un po' saranno un po' morti. Dai, almeno sono riuscita un pochettino a far stringere un po' di più questa relazione, anche se è sempre così difficile. Perfetto, ragazzi, vi proporrei di andare a dormire, come sempre. Tu andrai a dormire e anche tu, ah, tu hai fame. Ah, lui ha fame, va bene. Allora, ragazzi, lui lo faccio andare a cucinare, mentre lei la faccio andare a dormire, anche perché stasera dovrà andare al lavoro, per cui... Ah, direi che forse oggi è stata quasi la volta buona, speriamo che la prossima sia veramente la volta decisiva. Per cui questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione! E a te, a tutti, ci vediamo alla giocherina. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it, dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.